giovani hanno perso la voglia di lavorare, ma soprattutto la capacità tecnica indispensabile per produrre. Oggi gli italiani vivono di cassa integrazione, senza lavorare, e non hanno troppa voglia di lavorare, e purtroppo abbiamo perso tecnologie basilari per vivere. Attenzione, la cosa è gravissima. Tanto che pur avendo un mercato di 4 milioni di euro in Italia, oggi non l'ho corretto. Oggi in Italia è impossibile gettare un'attività nel campo dell'elettronica. Attenzione, non c'è prodotto poco tanto non dipende dall'elettronica, tutto elettronica. Far da mangiare, coltivare, tutto elettronica. L'elettronica non c'è più. Vi dico cose tristi, ma che vi serviranno per superare dei momenti che verranno ben più tragici di questi, perché non c'è nessuna possibilità. Nessuno dice che si rimedia la crescita e tutto. Nessuno parla che bisogna lavorare di più e mangiare di meno. Capito? Non c'è speranza. Sì. Dunque, dal 1945 in Italia non c'è più stata una produzione di tecnologia, una produzione di alta tecnologia, ma avevamo originalità e capacità creativa. Era poi in Germania allora, nell'assemblaggio tanto da primeggiare in Italia. Poi è successo quello che tutti sanno, ma anche l'imprevisto. Fino al 2000 la MIVAR aveva un valore aggiunto del 30-40%, compravamo molta cosa, ma il prodotto aggiungevamo un terzo, un quarto in più noi, e questo qui, insomma fatturavamo oltre 300 miliardi di lire, 165 milioni di euro, sono una docente di euro. Eravamo qui in quasi 600 e producevamo 600 televisori all'ora, quasi 5.000 al giorno. Oggi ci rimarrebbe il 15-20%, perché molte cose che facevamo è impossibile farle in Italia. I prezzi cinesi sono assolutamente imbattibili. Praticamente io ho venduto per 10 anni, perdendo in 10 anni, 12 anni, 100 milioni di euro, con la speranza di poter avere una ripresa, ma non c'è stata e non ci sarà mai. Comunque in Italia si fanno televisori e soltanto solo una parte, vedete, c'erano delle linee qui, le ho smontate proprio l'altro giorno per fare un po' di spazio. Guardate, questo è un dodicesimo di questo granita, era grande, c'eravamo insomma circa 600, dunque. Per cui qui solo un'importante società asiatica, la tecnologia viene tutta dall'America, ma in Europa non c'è, l'elettronica non c'è più, è tutto dall'Asia, e particolarmente dal Giappone è passata alla Corea, e sicuramente quanto prima passerà tutto alla Cina. La quale ci dà un prodotto facendocelo pagare neanche la metà di quello che costava noi. Cioè è un'aggressione, un fatto che io credo che qui da voi siate pochi che lavorate guadagnando, eppure mangiate tutti, siete tutti vivi e vegeti. Ecco. Dunque, un'importanza dei dati che volesse, se una società volesse sfruttare, intendiamoci, col suo vantaggio, io offro la fabbrica di là, già questo è particolare, ma di là vedrete una cosa unica al mondo, una guerra, si va di là e vedete cosa c'è di là, e vi dirò per quale motivo ho fatto quella fabbrica di là. Dunque, io sono in grado di dare dei vantaggi a questa gente, perché sono lavoratori, ma io ho visitato un po' tutto, il Giappone, la Cina, l'America, dove parliamo. In America non si vuole più televisore, ben altre cose si fanno, l'America è forte, capito? Per cui potrebbero venire qui,
Sì, l'Italia ha un mercato di 4 milioni, perché non farlo? Qualcuno mi dice, i televisori si possono fare, cosa si può fare? È tutto così. Per cui io darei tutto, vedrete cosa c'è di là, e la fabbrica che affittarla non si può affittare per principio, perché è una fabbrica specializzata, non è un edificio dove si va dentro e si fa quello che si vuole, tanto mi dicono facciamo qui, facciamo là, è come una tenda, ci mettiamo sotto, là si devono fare televisori, e per fare televisori servono qua i cinesi. Noi faremo prima di tutto la parte che ci spetta, daremo il nostro contributo che migliorerà la produzione, ho visto in Cina come lavorano, ma naturalmente il governo dovrebbe agevolare questo in qualche modo, perché se no non vengono in Italia.